tutti, Oggi vi leggerò un albo illustrato che è un inno alla lettura per i più piccoli. Si intitola Il Giardiniere dei sogni di Claudio Gobetti e Diana Nicolova. Edizioni Sassi. Se siete pronti? Allora iniziamo! Il Giardiniere dei sogni. Questa è la storia di tutte le storie. Inizia al di fuori del mondo in una terra con un nome che a volte suona bene ma che nessuno conosce. Proprio lì c'era una casetta. Vi abitava un vecchio omino, talmente vecchio che ormai non ricordava più quanti anni avesse, forse cento, forse più di mille. Portava un buffo cappello, un cespuglio bianco come barba e un bel paio di occhiali sul nasone che ballavano mentre l'omino schiacciava i tasti di una rumorosa macchina da scrivere. Un vecchio pezzo di ferro con le lettere C, E, R, A, U, N, V, O, L, T quasi del tutto consumate. Terminato di scrivere, L'omino prese delicatamente la pagina e uscì dalla casetta, pronta ad attraversare la terra con un nome che a volte suona bene ma che nessuno conosce. Il vecchio si lasciò suggerire dal caso il luogo perfetto per fare ciò che andava fatto, perché non basta desiderare il posto perfetto per trovarlo, tutte le circostanze devono essere favorevoli. Quel giorno le circostanze erano decisamente favorevoli. Il vento soffiava verso est, i mari della luna erano in piena e un fulmine era appena inciampato a terra. Eccolo, il luogo ideale, un piccolo pezzo di terra al sole, perfetto per far crescere qualunque cosa. Dopo aver sotterrato la pagina, Lomino vi tornò ogni giorno alla stessa ora per prendersene cura. Passarono ore, giorni, forse settimane, e finalmente dalla terra spuntò qualcosa, ancora troppo poco in realtà, per rimanere a bocca aperta. Passarono altre ore, altri giorni, e quel qualcosa divenne un albero bellissimo, dal tronco robusto e dalla chioma foltissima. Le sue foglie erano pagine scritte fitto fitto, pagine che lasciavano rotolare fuori, senza badarci tanto, i protagonisti delle loro storie. Si accartocciavano e si piegavano in continuazione per dare vita a creature troppo belle per essere vere. Lomino pensò che fosse giunto il momento. I fogli erano maturi. Cominciò quindi a raccogliere tutte le pagine, ammucchiandole con cura dentro una carriola. Più il vecchio tagliava e accatastava pagine, più sembrava felice. Lomino aveva lavorato, lavorato e lavorato, finché sull'albero non era rimasto più nulla. Tornando verso casa, la carriola sbandava talmente era piena. La colonna di pagine impilate era tanto alta da dare l'impressione di cadere da un momento all'altro, ma rimase in piedi. La mattina seguente Lomino si mise a cucire. Pagina dopo pagina prendeva centinaia di fogli e per farli andare d'accordo passava tra la carta e una spessa copertina di pelle un filo di cotone con un ago lungo quanto un dito. Dopo diversi chilometri di filo, Lomino decise che era giunto il momento di liberare i suoi libri. Aprì la finestra e, dopo qualche istante, i volumi spiccarono il volo uno dopo l'altro, inseguendo la loro necessità di sentirsi altrove, come uccelli in ritardo per migrare. Battendo le pagine come ali, i libri volarono oltre la terra con un nome che a volte suona bene ma che nessuno conosce, fino al cuore dei deserti più torridi, ma non si fermarono. Crollandosi di dosso la sabbia intrappolata tra le pagine, attraversarono tutti i mari conosciuti, ma non si fermarono. Volarono senza sosta, dallo spuntar del sole al chiarore della luna, ma non si fermarono. Con le pagine leggermente consumate dal viaggio, i libri giunsero infine in città, stremati. Era ormai tempo di fermarsi. Ecco la destinazione, una vecchia biblioteca. Alle pareti c'erano scaffali fino al soffitto, zeppi di libri grandi o piccoli, scuri o colorati. In quell'intricato groviglio di storie si posarono anche i libri provenienti dalla terra con un nome che a volte suona bene ma che nessuno conosce. Tra gli scaffali gironzolava un bambino come tanti altri che a un certo punto alzò lo sguardo. Lo vide così per caso come succede con i colpi di fortuna. Un libro pesante, cucito a mano, intento a riposare dopo un lungo, lunghissimo viaggio. Il bambino allungò la mano e in lui accadde qualcosa. Sfogliò le pagine, cominciò a leggerle e non volle più fermarsi. Non si sa bene cosa ci fosse tra le parole di quel libro, forse la storia di un burattino di legno parlante. Forse le gesta di un giovane cavaliere con una spada magica, o forse un'avventura che cominciava con un coniglio sempre in ritardo. Nessuno potrà mai sapere cosa contenesse quel libro, ma il bambino lo premeva contro il viso da ore, per non perderne nemmeno una lettera. Il bambino lesse fino a sera, senza mai fermarsi. Il tempo era passato incredibilmente in fretta. Avrebbe proseguito ancora per ore se non fosse sopraggiunto il sonno. E così la storia cominciata tra le pagine di un libro continuò nel sogno, popolando la fantasia di creature troppo belle per essere vere. Questo è ciò che succede se ci si imbatte in una delle storie provenienti dalla Terra con un nome che a volte suona bene ma che nessuno conosce. Ma forse voi ne avete già vissuta qualcuna. Questo video è finito, spero tanto che vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un like qui sotto ed iscrivetevi al canale Maestra Sne. E attiva anche la sezione community sul canale. Andate a curiosare. Ciao a tutti e al prossimo video.